La parola a Roberta Mira dell'Università di Bologna, storica, conosciuta qui in Romagna per aver scritto, fra le ultime cose, la storia dell'ottava brigata Garibaldi, con tutto quello che ne consegue di ancora aperto dal punto di vista storiografico. Però oggi ci parla di una cosa specifica, i civili come risorsa per l'economia bellica, i rastrellamenti nazisti di mano d'opera. Già nel corso della giornata avete sentito dagli altri relatori parlare dei rastrellamenti per la Todd, l'organizzazione tedesca che doveva costruire, nel caso di Rimini, fortini sulla spiaggia, oppure le casematte qui nell'entroterra per resistere all'avanzata alleata. Ecco, è un'altra pagina drammatica della società civile dentro i fatti di guerra. Roberta, a te la parola. Grazie mille, grazie per l'invito. Mi dispiace, mi scuso con voi per essere arrivata da poco, avrei voluto sentire le relazioni dei miei colleghi, però avevo da incastrare alcuni impegni, quindi non ho potuto essere con voi questa mattina. Dunque, provo solo a mandare avanti. I problemi tecnici sono stati superati. Dunque, per affrontare il tema, insomma, che mi è stato chiesto di svolgere oggi con voi, dobbiamo partire da prima dell'occupazione nazista dell'Italia e poi per arrivare alla Gotica e a queste zone. E dobbiamo partire dalla fine del 1941 e dalla situazione in cui si trova la Germania nazista in guerra. È chiaro alla fine dell'anno che la guerra non potrà essere vinta, anche se ci sarà la retorica fino alla vittoria finale, per la vittoria finale fino all'ultimo, fino all'aprile del 45 da parte di Hitler, anche da parte di molti dirigenti e generali nazisti. E quello che è chiaro però è che la guerra in Unione Sovietica non sarà una guerra veloce, che la resistenza dei sovietici è molto forte, molto ampia, che la pianificazione della guerra è stata sbagliata sin dall'inizio, perché Hitler, forte delle campagne che aveva svolto in Europa occidentale, pensa ad una guerra che possa essere conclusa in pochi mesi, e invece le distanze della Russia sono distanze molto più ampie di quelle che possono essere il passaggio dal Lussemburgo per arrivare in Francia, l'inverno che sopraggiunge impedisce di portare a termine nei tempi che erano stati stabiliti la campagna militare. Il 41 è anche un punto di svolta per l'ingresso degli Stati Uniti nella guerra mondiale, dopo il bombardamento giapponese alla base navale di Pearl Harbor. E chiaramente il potenziale della coalizione antinazista, in termini di uomini, di mezzi, anche in termini economici, è molto più forte del potenziale dei paesi dell'asse. Per sostenere lo sforzo bellico, quindi, la Germania deve ristrutturare interamente la sua economia di guerra, mettendo proprio al centro la guerra, quindi aumentare la produzione delle armi e delle munizioni e centralizzare il potere nelle mani del ministro dell'economia bellica, quindi degli armamenti e della produzione bellica, che in un primo momento è Fritz Todt, quello da cui prende il nome l'organizzazione Todt, e poi dal 42 in avanti è Albert Speer, noto per essere l'architetto di Hitler, che si è salvato da Norimberga dicendo io ho fatto solo l'architetto, però sotto di lui abbiamo il massimo della produzione di guerra della Germania nazista. Il ministero dovrà decidere sulla gestione delle materie prime, di tutte le risorse energetiche e su tutta la produzione che deve essere indirizzata allo sforzo. Qui vediamo anche alcuni dati su quello che è la produzione di guerra del 41. È inferiore alla produzione del 1939 e c'è una grande riduzione nel numero dei lavoratori, perché la Germania ha necessità di mandare gli uomini al fronte a combattere e quindi ha una carenza di lavoratori in diversi settori.
agricoltura, nel settore dell'industria pesante, nell'edilizia e nel settore minerario. Quindi tutto quello che può essere indirizzato allo sforzo bellico ha in realtà una carenza di personale. Quindi capiamo che la Germania in questo momento ha bisogno di manodopera. Per risolvere questo problema della manodopera, il 21 marzo del 1942 viene nominato un plenipotenziario generale per l'impiego della manodopera e viene scelto per ricoprire il ruolo il governatore della Turingia, che si chiama Fritz Sauckel. Ha il compito, la sua sigla è GBA, ve l'ho scritto anche in tedesco, ma la sua sigla è GBA, ha il compito di reclutare e di distribuire la manodopera fra tutte le aziende che sono impegnate nello sforzo bellico. Per fare questo, Sauckel pianifica quattro campagne di reclutamento fra il 42 e il 44. Vuole raccogliere per la Germania più di 8 milioni di lavoratori in tutta l'Europa, paesi occupati e paesi alleati della Germania nazista. Inizialmente questo reclutamento si rivolge soprattutto all'Europa orientale. Il primo reclutamento di lavoratori stranieri in Germania in realtà non risale al 42, risale al 39-40, subito dopo l'invasione della Polonia abbiamo un grande contingente di polacchi che viene trasferito in Germania e viene impiegato soprattutto nella produzione agricola. Quindi abbiamo da subito, con lo scoppio della guerra, il reperimento, il reclutamento di forza lavoro all'estero da parte della Germania nazista. Dal 42 al 44 queste quattro campagne di reclutamento di Sauckel sono più indirizzate proprio alla dislocazione dei lavoratori reclutati all'interno della produzione di guerra. Quindi si rivolge innanzitutto all'est, ci si rivolge sia all'est che all'ovest inizialmente con una campagna propagandistica. Si chiede agli stranieri, ai lavoratori stranieri, di presentarsi volontariamente per andare a lavorare in Germania, promettendo salari adeguati, pari a quelli dei lavoratori tedeschi, un sistema sanitario, un sistema di assicurazione sul lavoro, la possibilità di inviare denaro alle famiglie a casa. Ovviamente ci sono delle differenze in Europa orientale, dove l'ideologia, il peso anche della gerarchia razziale che i tedeschi vogliono imporre a tutta Europa, porta queste campagne di reclutamento a essere meno propagandisticamente positive per il lavoratore che decide di presentarsi. È già più chiaro che il trattamento non sarà identico a quello dei tedeschi, mentre la campagna di reclutamento indirizzata alla Danimarca, all'Olanda, a quei paesi che possono essere considerati abitati da popolazioni assimilabili ai tedeschi, agli ariani, hanno invece una appeal più efficace in qualche modo. Anche se queste basi volontarie, la presentazione su base volontaria è un fallimento più o meno in tutta Europa. Anche chi si presenta volontariamente viene accolto da condizioni che non sono quelle che erano state promesse, sia per quanto riguarda i paesi dell'est dell'Europa soprattutto, ma anche per i paesi dell'Europa occidentale, e quindi trapelano notizie sulle condizioni dei lavoratori. Perciò sempre meno persone decidono di presentarsi. E quindi davanti alle difficoltà che si incontrano nel reclutamento, man mano la Germania inizia a reclutare con delle forme coercitive. Le precettazioni, la chiamata per determinate classi d'età, l'impiego dei prigionieri. Per quanto riguarda la Francia, per esempio, abbiamo l'impiego di prigionieri di guerra, che però non possono essere, per le norme del diritto internazionale che regolano la guerra di quel tempo, non possono essere impiegati in lavori legati alla produzione bellica perché favorirebbero il nemico. La Germania in genere queste regole le disattende tutte, non le ignora.
però nel caso dei prigionieri di guerra inglesi e dei prigionieri di guerra francesi, comunque dell'Europa occidentale, c'è una maggiore tutela, un minimo di rispetto in più rispetto a quanto si ha invece nel caso di prigionieri sovietici. I prigionieri sovietici vengono lasciati a morire letteralmente nei campi di prigionia per un anno e mezzo, e solo quando nel 43-44 la Germania veramente non ha più uomini da mandare al fronte, se non vengono sostituiti nel lavoro, allora si impiegano anche i lavoratori, come lavoratori, i prigionieri di guerra sovietici. Ma c'è una prevalenza dell'aspetto ideologico, della volontà di sterminio dello slavo, del nemico slavo comunista, prima e che prevale sulla necessità. Mentre per quanto riguarda i francesi, si trova l'escamotage di chiamare, con il sistema della relève, di chiamare dei civili, dei lavoratori civili dalla Francia che vadano a sostituire i prigionieri di guerra. Per ogni civile viene liberato un prigioniero di guerra francese che viene rimandato a casa se questo civile si presenta al lavoro. Quindi ci sono queste forme coercitive in parte, e a seconda del paese e del momento, sempre più di coscrizione, fino ad arrivare appunto alle retate, ai rastrellamenti, all'utilizzo di detenuti ad esempio anche, o al ricorso ai prigionieri di guerra. Anche i nostri internati militari italiani, magari poi ci torno, diventano dei lavoratori civili a un certo punto. Prima vengono utilizzati come lavoratori all'interno dei campi di prigionia, all'esterno dei campi di prigionia, ma finché sono reclusi nei campi di prigionia, e poi vengono proprio trasformati in lavoratori civili e mandati al lavoro. Forzato, chiaramente, non un lavoro libero. Non so se ha cambiato. Sì. L'Europa diventa quindi un continente che è una riserva di manodopera. Qui abbiamo alcuni dati che non sono completissimi, precisissimi, generali, che riguardano non soltanto lavoratori civili, ma in generale lavoratori civili, prigionieri di guerra e prigionieri dei campi di concentramento del sistema SS, che anch'essi vengono inseriti all'interno del sistema del lavoro degli stranieri. La cifra che vedete in fondo alla colonna totale, circa 13 milioni e mezzo, è la cifra che gli ultimi studi, i più recenti studi, hanno accreditato per calcolare il totale dei civili che sono tra il 39 e il 45 sono stati impiegati al lavoro, i civili stranieri che sono stati impiegati al lavoro in Germania. La dimensione delle frecce in questa cartina elaborata da un sito tedesco dedicato al lavoro forzato in Germania ci rende conto di quante persone provengono dai diversi paesi. Ovviamente i cittadini sovietici sono la maggior parte, in gran parte prigionieri di guerra, seguiti dai francesi. Gli italiani hanno anche un numero molto alto, molto consistente, poi lo vediamo, che è dovuto soprattutto alla presenza degli internati militari italiani. La forza lavoro quindi proviene da tutti i paesi occupati, come dicevo prima, sia gli alleati della Germania, i satelliti della Germania nazista. Questi arrivano con degli accordi, in realtà non con dei rastrellamenti o dei mezzi coercitivi, ma con degli accordi stipulati con i paesi. La maggior parte proviene dall'est Europa, Polonia e Unione Sovietica, e c'è un diverso trattamento gerarchico a seconda delle provenienze. Come per i prigionieri di guerra, anche per i lavoratori stranieri, i contingenti che provengono dall'Europa occidentale hanno un migliore trattamento, quelli che provengono dall'Europa orientale sono ai gradini più bassi della scala gerarchica. Ritorno sui totali: più di 13 milioni di persone tra il 39 e il 45 lavorano in Germania in condizioni, per la maggior parte dei casi, non volontarie, in condizioni di semi-cattività e di semi-coazione.
8,4 milioni di queste persone sono civili, 4,6 sono prigionieri di guerra, 1 milione e 7 sono gli internati nei campi di concentramento delle SS e gli Arbeitsjuden. Dunque questi dati, la maggior parte quindi sono civili, seguiti dai prigionieri di guerra, una piccola quota relativamente su 13 milioni, 1 milione e 7 è una quota relativamente piccola, sono gli internati nei campi di concentramento delle SS. Quando dico campi di concentramento delle SS intendo i nomi che conoscete tutti, Dachau, Mauthausen, Sachsenhausen, Auschwitz, che erano controllati dalle SS. Con un accordo tra il Ministero della Produzione, il responsabile della distribuzione della manodopera, le singole aziende, le SS, viene fatto un accordo per sfruttare la manodopera rinchiusa all'interno dei campi di concentramento, e si parla in quel caso di sterminio attraverso il lavoro. Conoscete Busen sicuramente, no? Sotto campo di Mauthausen, che ha una mortalità anche più alta di Mauthausen, perché è manodopera quella completamente schiava, a basso costo, quindi, o a costo nullo, e a perdere, nel senso che c'è una riserva continuamente rinnovabile di persone che possono essere anche uccise sul posto di lavoro perché qualcun altro arriverà a rimpiazzarle. Le aziende pagano le SS per avere questo personale, una cifra minima, molto meno di quanto pagherebbero un lavoratore specializzato per fare quel tipo di lavoro, e con tutte le tutele che il lavoratore deve avere, e lo stipendio ovviamente molto poco, però questo è indicativo del fatto che le aziende tedesche non possono dire di essere state ignare dei campi, ignare del sistema di sterminio che è stato messo in piedi dalla Germania nazista, e anzi hanno fatto affari, profitti, con accordi con le SS. La maggior parte, noi parliamo oggi in realtà non di questo tema, ma dei civili soprattutto, che sono però la maggior parte di questo contingente di 13 milioni di stranieri che lavora in Germania. Nel 1944 attivi nell'estate del 1944 6 milioni di civili stranieri, 2 milioni di prigionieri di guerra e 500.000 internati nei campi di concentramento dell'SS. Questi sono quelli attivi nell'estate, alla fine dell'estate del 1944. L'altra cifra è calcolata sulla base di tutti coloro che avevano terminato il loro periodo di lavoro, erano morti, erano riusciti a fuggire, erano stati rimpatriati per malattia, ad esempio, perché a seconda del paese da cui si proveniva c'era anche la possibilità di andare in ferie per i lavoratori stranieri, in tutto il periodo 39-45. Nel 44 un lavoratore su tre attivo in Germania è uno straniero, e la maggior parte di loro, come dicevo prima, non lavora volontariamente, non lavora in condizioni di libertà. Quindi è un tema che è assolutamente fondamentale. Senza questa presenza l'economia bellica della Germania non avrebbe potuto reggere fino al 45. Non sarebbe stato possibile né formare le truppe e mandare le truppe al fronte, né sostenere la produzione dei carri armati, dei razzi, dei mortai, delle granate, delle munizioni, degli aerei necessari allo sforzo operativo. Quindi è un tema assolutamente rilevante, che fa parte integrante del sistema di dominio che i nazisti impongono all'Europa, e del sistema che vogliono arrivare a trasformare in un nuovo ordine, un ordine razziale, con una gerarchia economica, politica e appunto anche di razza, che vede la Germania prevalere su tutti gli altri paesi del continente europeo, compresi i propri alleati, perché anche l'Italia o l'Ungheria non fanno parte dell'elite, insomma fanno parte di un gruppo comunque sottomesso alla Germania. Veniamo al caso italiano.
Questa è un'altra cartina tratta sempre dallo stesso sito, che è specifica sull'Italia. Anche l'Italia è una riserva di manodopera che in realtà comincia a essere utilizzata dai tedeschi quando gli italiani sono ancora alleati della Germania, cioè a partire dal 38-39 Hitler e Mussolini stringono degli accordi per inviare in Germania dei lavoratori. Anche questi, come il caso dei polacchi, sono impiegati soprattutto in agricoltura, dalle zone della pianura padana, del Bracciantato, arrivano molti lavoratori in Germania, ci sono degli accordi di scambio per cui partono dei contingenti, stanno un periodo in Germania, ritornano. Questi accordi sono legati al sistema di alleanza che hanno Germania e Italia. L'Italia, come sapete, vorrebbe fare una guerra parallela, ha dei propri obiettivi, vorrebbe conquistare il suo spazio, il suo posto al sole, il suo spazio vitale nel Mediterraneo, in contrasto anche con quelli che sono gli obiettivi della Germania. E per questo Mussolini avvierà una serie di campagne militari in Africa, in Grecia, però saranno tutte campagne relativamente sfortunate per la Germania e per l'Italia, che dovrà attendere l'intervento tedesco per risolvere la situazione, sia in Africa con l'arrivo di Rommel, sia nei Balcani nel 41, nell'estate del 41, nella primavera estate del 41. L'atteggiamento della Germania su questo è invece di dire alla guerra ci pensiamo noi, mandiamo i nostri uomini a combattere, visto che l'Italia non è così brillante dal punto di vista militare, e voi mandateci forza lavoro per liberare i nostri uomini dal lavoro e poterli mandare al fronte. Per cui ci sono questo tipo di accordi che chiaramente cambiano completamente quando l'Italia viene occupata dopo l'8 settembre del 43 e l'armistizio, viene occupata dai nazisti. Gli italiani che si trovano ancora in Germania sono circa 100.000, che si trovano là in virtù di questi accordi, non vengono più mandati a casa, non gli viene più concesso il rimpatrio e vengono sottoposti alle norme che regolano la presenza dei lavoratori stranieri, per cui anche eventualmente come punizione l'invio in un campo di concentramento per una violazione sul lavoro, per aver interrotto il contratto, per essere sfuggiti, insomma, per cercare di rientrare alla propria casa. E oltre a quei 100.000 che restano là, ne arrivano altri. Arrivano innanzitutto 650.000, 700.000, a seconda degli studi, le stime sono diverse, militari internati, catturati sia in Italia, sia nella Francia del Sud, sia nei Balcani, sia insomma, in tutti i luoghi dove l'Italia e la Germania sono ancora presenti militarmente, che vengono imprigionati, catturati, imprigionati e sottoposti a questo regime particolare di internamento militare. È una formula che esiste per gli stranieri che si trovano ad esempio negli stati neutrali, l'internamento, per esempio in Svizzera esiste l'internamento, per gli stranieri appartenenti ai paesi belligeranti che sono presenti in un paese neutrale, quindi potrebbero essere o sottoposti a rischi o pericolosi per la sicurezza nazionale, vengono quindi reclusi in luoghi di internamento. I prigionieri di guerra italiani, i militari italiani, vengono chiamati internati militari per volere sia di Hitler che di Mussolini. Hitler cerca di sottrarli alle norme del diritto bellico di cui fa spregio continuamente, ma comunque lì toglie dalla tutela ad esempio della Croce Rossa e li toglie dal divieto, toglie il divieto di utilizzarli nella produzione bellica, per cui ha una riserva di 600.000 persone che possono lavorare gratuitamente, schiavizzati, nella produzione bellica. Mussolini però è d'accordo con questa definizione. Mussolini e la Repubblica Sociale, perché non è spiegabile che il proprio alleato abbia dei prigionieri appartenenti all'esercito italiano.
Per cui si dice internati militari e Mussolini e la Repubblica Sociale faranno una campagna presso la Germania per riottenere questi uomini come soldati, con anche delle presenze soprattutto nei campi ufficiali, nei campi per la truppa e i sottufficiali meno, ma nei campi ufficiali vengono mandati anche degli emissari da parte della RSI che chiedono di arruolarsi, di tornare in Italia arruolandosi nelle forze armate della Repubblica di Salò, ottenendo un rifiuto generalizzato, che non è un rifiuto sempre politico, che possiamo sempre leggere come una resistenza politica antifascista, a volte è una forma di resistenza, sicuramente una forma di resistenza, anche se non armata, ma è una forma di resistenza più esistenziale, di rifiuto di quello che era stato la guerra, di aver visto ad esempio chi aveva fatto la campagna di Russia, che al di là della propaganda, 100 milioni di baionette, quanti erano, i nostri carri armati, i nostri aerei che sconfiggevano soltanto gli altri nelle dimostrazioni propagandistiche, nelle sfilate propagandistiche del regime, aver visto che invece i soldati vengono mandati con un equipaggiamento inadeguato, con armi inadeguate, e vengono lasciati sostanzialmente a se stessi nel momento della ritirata di Russia, fa cambiare l'atteggiamento di molti nei confronti del fascismo, anche di chi era andato magari volontario in guerra. Si capisce che la guerra, che il fascismo ha portato l'Italia allo sfacelo, che la guerra è un disastro, che quindi quando gli viene chiesto vuoi di nuovo combattere con la Germania, vuoi di nuovo combattere con il fascismo, questi si rifiutano appunto per un motivo più esistenziale che non politico. Però è indubbio che se quei 600.000 avessero partecipato alla guerra dalla parte della Repubblica Sociale, probabilmente gli avvenimenti tra l'8 settembre 43 e l'aprile del 45 sarebbero andati forse in un altro modo, avrebbe avuto una forza molto più ampia dal punto di vista militare. Oltre a questi, qua c'è una slide che possiamo salutare. Oltre a questi 600-650.000 internati militari, abbiamo circa 30.000 deportati politici, quelli che finiscono a Dachau, a Mauthausen, eccetera, circa 10.000 ebrei deportati dall'Italia per motivi razziali, i 100.000 lavoratori trattenuti in Germania, che erano già là precedentemente, e altri circa 100.000 lavoratori che vengono deportati come lavoratori dall'Italia tra l'autunno 43 e la primavera 45, per un totale di circa 900.000 italiani che si trovano in Germania in questo periodo. L'obiettivo della campagna di Sauckel di reclutamento per il 1944 è quello di raccogliere più di 4 milioni di lavoratori in tutta Europa. Questa volta però il principale obiettivo è l'Europa occidentale, perché nel 1944 gran parte dei territori ad est la Germania li ha già persi e quindi si deve rivolgere alle sue riserve in Occidente. Dall'Italia è previsto di raccoglierne 1,5 milioni. Anche qui il reclutamento inizialmente deve avvenire su basi prioritarie attraverso delle sezioni lavoro, degli uffici di collocamento. In parte vengono utilizzati anche gli uffici di collocamento fascisti, i sindacati fascisti e i comuni della Repubblica Sociale, i podestà della Repubblica Sociale vengono coinvolti in questa campagna di reclutamento e fanno capo tutte queste strutture agli uffici del lavoro presenti nei comandi militari territoriali, le militar comandanture, anche sono presenti in 18 province italiane. Per esempio per Forlì la militar comandantura era a Ferrara e era responsabile per Ravenna, Forlì e Ferrara. Rimini non era provincia allora, quindi stavate sotto Forlì, per cui era la militar comandantura di Ferrara che aveva al suo interno una sezione lavoro che doveva raccogliere il materiale propagandistico, preparare il materiale propagandistico, raccogliere le richieste di lavoratori che volevano andare in Germania, preparare il trasferimento e l'allocamento della manodopera.
Inizialmente quindi il reclutamento deve avvenire, come era, come abbiamo già detto, per l'Europa, deve avvenire su basi volontarie. Vengono promesse buone condizioni di lavoro, buoni salari, la possibilità di mandare i soldi delle rimesse a casa. In realtà non è così, si sa che non è così, si intuisce che non è così, anche perché abbiamo queste campagne di reclutamento che si sviluppano soprattutto nei primi mesi del 44, che cozzano con le notizie che arrivano, o le non notizie che arrivano sugli internati militari. Abbiamo molte famiglie, sono 650.000, non sono pochi, per cui abbiamo molte famiglie in Italia che sanno che hanno un loro parente in Germania, che sanno che non scrive a casa, non sanno dov'è, vedono che non arrivano questi soldi che vengono promessi dalla Repubblica Sociale, perché in teoria c'è comunque il sussidio per il prigioniero di guerra e la possibilità, insomma, di mandare pacchi. Però le comunicazioni sono lente. Una dei motivi per cui la Repubblica di Salò viene chiamata repubblichina è perché non sa curare i propri prigionieri di guerra, non sa assistere i prigionieri che si trovano in Germania, quindi viene accusata dai familiari di essere una repubblichina. E quindi solo gli italiani non riceveranno il pacco della Croce Rossa, mentre francesi, olandesi, belgi ricevevano regolarmente pacchi di sussistenza, cioè la Repubblica Sociale negò praticamente ogni... Crea anche un servizio assistenza internati, ma non funziona. No. Non funziona per nulla. E quindi questi che si sentono chiamare a lavorare in Germania immaginano di fare questa fine, cioè non sappiamo dove sono, non so dov'è mio cugino, mio fratello che è prigioniero, però sicuramente non sta bene perché io dovrei andare là. E quindi si presentano in misura molto, molto ridotta. Qua vi ho messo un paio di manifesti di propaganda per il reclutamento, quindi vedete, per esempio, operai in Germania vi troverete bene come mi sono trovato io, e dall'altra parte il lavoratore con dietro il soldato, quindi un solo fronte, chi lavora e chi invece combatte in guerra, però dalla stessa parte. Certo. Nel 1942 Guglielmo Marconi, che poi sarà il vice comandante dell'ottava brigata, che era in fuga dai paesi europei, eccetera, per scappare dalle ultime ricerche dei tedeschi in Lussemburgo, andò a lavorare per un po' di mesi in Germania, e di questa esperienza raccontò alcune vicende terribili, per dire che, chiaramente usando falso nome, eccetera, però in quel momento lui riuscì a trovare rifugio aderendo ad una di queste campagne. Certo. Dunque, vi dicevo che la presentazione ovviamente non raggiunge i risultati attesi dai tedeschi, quindi anche in Italia cominciano a introdurre i nazisti le cartoline precetto, che vengono mandate per esempio ai disoccupati, alle fabbriche che hanno ridotto la loro produzione, insomma fabbrica di scarpe civili che riduce la produzione durante la guerra e quindi lascia a casa dei lavoratori, quei lavoratori possono essere inseriti nel circuito del lavoro per la Germania, che non sempre è un circuito che porta al lavoro direttamente nel territorio tedesco, una parte dei lavoratori rimane in Italia, però è comunque il servizio del lavoro per la Germania. Vengono mandate queste cartoline precetto appunto attraverso gli uffici di collocamento, i sindacati fascisti e i podestà, o i commissari prefettizi dei comuni. Si fa ricorso alle classi che il fascismo non chiama alla guerra, quindi le classi, non so, dal 14 al 27, che non sono fra quelle richiamate per l'esercito, vengono utilizzate con una chiamata simile a quella militare per il servizio del lavoro. E ovviamente queste misure sono accompagnate da minacce e da punizioni per chi non si presenta al servizio del lavoro. E questo fa sì che ci sia un'ulteriore ritrosia da parte degli italiani a presentarsi. E i risultati sono appunto insoddisfacenti anche in questo caso.
Fino a luglio del 44, l'obiettivo era 1,5 milioni, fino a luglio del 44 40.000 persone. Presentatesi più o meno volontariamente, c'è chi va volontario perché favorevole alla Repubblica Sociale, favorevole alla causa dell'asse, perché ha bisogno di denaro e quindi pensa di poter avere un maggiore introito per la propria famiglia. C'è chi si presenta con queste cartoline precetto. A Castel del Rio, per esempio, vicino Imo, sopra Imola, vengono chiamati nel maggio del 44 con le cartoline precetto i maschi dai 16 ai 50 anni più o meno. Vengono chiamati con queste cartoline precetto, si devono presentare al municipio, al comando tedesco, e gli si dice che vanno a fare dei lavori di sterro verso il fronte, e poi invece parte di loro viene impiegata viene mandata prima a Prato, poi al campo di concentramento di Fossoli, e poi in Germania viene impiegata in parte nel lavoro, in parte vengono mandati proprio nei campi di concentramento, Mauthausen in questo caso, per alcuni di loro. Quindi ci sono queste forme di precettazione per cui qualcuno si presenta perché minacciano il padre, si presenta perché non sa, mi hanno detto mi devo presentare, vado, forse se mi presento rischio meno di essere fucilato. Vi ricordo che c'era per esempio per i militari la pena per la mancata presentazione alle armi, il mancato arruolamento, era la fucilazione, e se non si trovava il singolo militare si poteva punire la famiglia. Quindi la paura di incorrere in punizioni peggiori se non ci si presentava era grande, per cui in queste 40.000 persone abbiamo un po' di tutto, tra i convinti e quelli che invece per paura o per ignoranza, per mancanza di un riferimento, per esempio per entrare nella resistenza. No, non so dove andare, non ho contatti, mi presento, quindi ci sono anche questi. Comunque in ogni caso è un risultato molto lontano dalle aspettative tedesche. Questa situazione crea queste minacce, creano per esempio un aumento di chi si presenta a lavorare nell'organizzazione Todd, ricordava prima, Marconi va, si presenta perché così non lo individuano, e tanti partigiani hanno fatto questo, tanti renitenti alla leva hanno fatto questo, si sono presentati o nelle aziende protette, quelle che non so, la Caproni, la Breda, Aeronautica, quelle che lavorano per la produzione bellica in Italia, che vengono messe sotto la protezione del Ministero della Guerra tedesco, Ministero della Produzione Bellica tedesco, e vanno a lavorare in Italia per la Germania. Quindi questi sono lavoratori indispensabili che non possono essere trasferiti, per cui ci si presenta lì e ci si presenta nella TOT, che fa le fortificazioni, lo avete sentito stamattina. Quindi i torinesi vanno alla Caproni a Forlì, perché era comunque produzione aerei di guerra, e Evita aveva 18-19 anni. Evita tutto, i rastrellamenti, il servizio militare e il trasferimento in Germania. E in realtà questo sistema fa aumentare anche però la resistenza, la renitenza da una parte, cioè chi non si presenta e si imbosca, e chi, perché trova il contatto, l'appiglio, l'aggancio con i partigiani, entra nelle formazioni partigiane. Per cui in realtà invece di avere lavoratori aumentano gli oppositori per la Germania. Per cui la prima reazione è una reazione, non so se ha cambiato, sì, è una reazione in negativo, no? Si passa alle maniere forti, si decide di intervenire con rastrellamenti, con arresti individuali o di gruppo, con le retate per esempio fuori dagli stadi nel giorno del mercato, in modo da raccogliere più persone possibili. Il ricorso anche in questo caso, anche per l'Italia, ai detenuti nelle carceri, vengono trasferiti in Germania per l'industria chimica. Non i detenuti considerati più pericolosi, non so, un borsanerista, uno sospettato di essere partigiano ma non c'è la certezza, per cui non è troppo pericoloso, lo possiamo mandare in Germania al lavoro. E si connettono le operazioni di rastrellamento per raccogliere manodopera con le azioni contro la resistenza e anche contro
e anche con le operazioni per le evacuazioni. Ci arriviamo lì. A maggio del 1944 le forze tedesche che operano contro i partigiani ricevono l'ordine di dividere chi catturano in tre categorie. I banditi, che sono i partigiani, che quelli vanno o fucilati o mandati in campo di concentramento o in carcere, i sospetti di essere partigiani e gli appartenenti alle classi 14-27. Questa terza categoria va direttamente al servizio del lavoro. La seconda categoria, i sospetti, dopo un vaglio della loro posizione, può essere inviata al servizio del lavoro, se ritenuta non troppo pericolosa. Nel luglio del 1944 c'è un ulteriore salto di qualità, in negativo ovviamente, perché in questo caso vengono coinvolte le truppe operanti della Wehrmacht, che ricevono l'ordine di trasferire gran parte della popolazione maschile e in generale la popolazione, perché vengono trasferite anche donne e ragazzi, verso nord, nelle aree del fronte, delle retrovie, nelle zone interessate dalla ritirata e dalle evacuazioni e nelle zone interessate dalle operazioni contro la resistenza. Queste persone da trasferire dovranno poi essere selezionate e mandate al lavoro in Italia o in Germania. Quindi, come dicevo, si collegano le operazioni al rastrellamento contro la resistenza e alla ritirata verso nord delle truppe. Qua vi ho messo alcuni esempi che sono ancora lontani dalla Gotica: l'Umbria nel maggio del 1944 e la zona di Macerata, quindi le Marche, maggio del 1944 abbiamo dei rastrellamenti ingenti. Per l'Umbria, per esempio, i tedeschi quantificano 1.350 le persone catturate e 550 circa di queste vengono mandate in Germania come abili al lavoro, mentre da Macerata abbiamo un rastrellamento imponente che ha una destinazione terribile, perché questi uomini vengono deportati a Cala, in Turingia. Cala non è un campo di concentramento dell'SS, è un campo dove si lavora, che ha una mortalità altissima, pari quasi a quella di Mauthausen, e infatti abbiamo molti italiani morti in questo campo di concentramento, ovviamente impegnato nella produzione bellica. Dall'estate del 1944 la Gotica diventa una zona centrale per la strategia tedesca in Italia, l'ultimo baluardo su cui i tedeschi si possono arroccare. Dopo la caduta di Roma il 4 giugno del 1944, la ritirata sulla Gotica è molto rapida. L'ordine però, sin dal 1943, di Hitler era stato di combattere palmo a palmo, di non arretrare se non all'ultimo, e di conseguenza la Gotica, questo sbarramento naturale per l'Appennino e fortificato dalle operazioni militari tedesche, dallo scavo di bunker, trincee, eccetera, diventa il baluardo su cui arrestare l'avanzata alleata. E quindi tutta l'azione tedesca si concentra sulla Gotica, anche per quanto riguarda il reperimento di manodopera e per quanto riguarda la repressione della resistenza, in cui sono coinvolti anche i civili. Soprattutto a cavallo della Gotica lavorano, sì, agiscono le due armate, 14esima e decima armata tedesche in Italia, che fra luglio e ottobre del 1944 rastrellano e trasferiscono verso nord più di 60.000 persone, di cui circa 10-12.000 verranno poi deportate in Germania per lavoro. Soprattutto abbiamo dati relativi alla 14esima armata, che è quella che è sul fronte del Tirreno. All'interno della 14esima armata c'è la 16esima divisione del Reichsführer SS, Sant'Anna di Stazzeno, Montesole, Linca, tutte le stragi che conosciamo tristemente. La decima armata, che è quella impegnata sul fronte dell'Adriatico, è più impegnata nel reperimento di manodopera per farla lavorare in Italia, da far lavorare in Italia. Non abbiamo dati precisi, è più intenso il rastrellamento di forza lavoro che compie la 14esima, però anche la decima, quindi anche queste zone sono coinvolte. E a queste azioni militari si affiancano altre azioni specifiche, non so, della contraerea, portate avanti da, non dalle truppe operanti al fronte, ma dalle truppe che sono nelle retrovie, forze di polizia, eccetera. Per esempio le operazioni Wallenstein nell'Appennino Parmense Reggiano sono queste in più. Alcuni
alcuni esempi, la Toscana, luglio-agosto 44, rastrellamenti sistematici tra Siena e Firenze, in tutta la campagna tra Siena e Firenze, attorno a Firenze città, a Firenze città, abbiamo centinaia di trasferiti verso nord. Il 6-7 agosto abbiamo una strage, un rastrellamento che si connette ad una strage sui Monti Pisani, vengono presi circa 300 uomini, poi 68 di questi vengono uccisi, gli altri vengono inviati al lavoro. Il giorno della strage di Sant'Anna di Stazzema, nella vicina cittadina di Val di Castello, mentre a Sant'Anna viene massacrata la popolazione, a Val di Castello vengono presi circa 200 uomini che vengono mandati al servizio del lavoro. L'1 e il 2 settembre, sempre in Toscana, la Certosa di Farneta, siamo in provincia di Lucca, vede un rastrellamento che ha per risultato la cattura di più di 100 persone, in parte sono religiosi, una trentina sono religiosi della Certosa, gli altri sono i civili che si erano rifugiati in Certosa. Anche qui c'è un collegamento con le stragi di Pioppetti di Camaiore e delle fosse del Frigida Massa. Chi non viene ritenuto abile al lavoro, chi viene sospettato di essere un partigiano, viene mandato a morte, chi invece può essere utilmente sfruttato viene mandato al servizio del lavoro. La stessa cosa avviene in Emilia Romagna. Nell'estate del 44 abbiamo una serie di rastrellamenti che riguardano l'Appennino Parmense e Reggiano, appunto le operazioni Wallenstein, che hanno proprio come esplicito obiettivo il reperimento di forza lavoro, e anche qua i documenti tedeschi ci parlano di migliaia di rastrellati. L'estate del 44 è anche quella che vede rastrellamenti nel modenese e nel bolognese e anche nel forlivese cesenate. Anche qui c'è un collegamento con le stragi, per esempio Castelpriore, Fraghetto, oltre all'incendio del paese e all'uccisione di alcune persone, vengono presi alcuni cittadini che verranno poi avviati a servizio del lavoro. Non tutti arrivano fino in Germania, però vengono portati a Forlì, alla caserma Romanello, Caterina Sforza, e che era uno dei centri di raccolta di queste persone, poi vengono avviate. Per quanto riguarda la parte più vicina a Bologna, settembre e ottobre sono i mesi particolarmente interessati da questi rastrellamenti sistematici. Anche qui abbiamo la città di Bologna, tutto il circondario della provincia, anche qui abbiamo collegamento con le stragi a Montesole, in concomitanza con il rastrellamento di Montesole e il massacro di Montesole, 400 uomini nella zona di Salva vengono rastrellati per essere portati attraverso il Colle Ameno. Se volete ve ne parla Cinzia, che ci ha scritto sopra, io ne so molto meno di lei, però Colle Ameno è una tappa, è un altro di questi centri di raccolta, Caserme Rosse e poi o Fossoli oppure il trasferimento in altre zone d'Italia per il lavoro. La strage di Rimini viene liberata. Questo mentre Rimini viene liberata, quindi anche qui la guerra ci dice, no? Molto. E abbiamo di nuovo rastrellamenti sistematici anche nel Reggiano, Castelnuovo Monti, e di nuovo da lì andranno a Cala a lavorare. Alla fine questa situazione diventa controproducente per i tedeschi, perché ovviamente questa violenza che si abbatte sui civili fa diminuire ulteriormente i numeri di chi si presenta, fa aumentare ulteriormente i numeri di chi cerca di fuggire, anche aderendo alla resistenza partigiana. Per cui nel novembre del 44 c'è un accordo che porta alla sospensione di questi rastrellamenti. In realtà la documentazione ci dice che alcuni avvengono lo stesso e non si ferma completamente, però ufficialmente non c'è questa sistematicità nella cattura. Vi ho messo alcune cose sui percorsi dei rastrellati. Facevano un percorso a tappe, ho anche una citazione, ma non ve la leggo perché sennò andiamo troppo lunghi. Allora, non vi so leggere la citazione, ve lo dico io a voce. Passavano attraverso diversi centri di raccolta,
più disparati. A Firenze erano nelle scuole in piazza Santa Maria Novella, Bologna le Caserme Rosse, l'edificio di Colle Ameno, campo sportivo di Bibbiano, che era un campo da calcio che viene utilizzato come campo di concentramento. Poi abbiamo il campo di concentramento vero e proprio, Fossoli, che è il principale. Fossoli ha una storia molto lunga, che ha diverse funzioni, parte come campo di concentramento per gli inglesi, diventa un campo per oppositori politici fascisti, per ebrei e politici da deportare in Germania sotto controllo tedesco, e quando questo campo, che è quello più noto dell'SS, si trasferisce a Bolzano, Fossoli rimane in funzione come campo raccolta del GBA, quindi del plenipotenziario della manodopera Sauker, e da lì passeranno migliaia di persone per essere deportate in Germania. Le testimonianze ci parlano di sommarie visite mediche, con cui si dividevano in categorie per abili al lavoro, inabili al lavoro, abili al lavoro in Italia, abili al lavoro nel Reich, e del trasferimento in genere in vagoni bestiame con i treni nella seconda parte del 44, andando sempre più avanti nel 44 con bombardamenti eccetera, con torpedoni, con camion che attraversano il Po su ponti di barche e poi vengono messi in treno sempre più vicino al confine, quindi Verona o Bolzano, come punti di partenza per il trasferimento in Germania. I lavoratori civili in Italia vengono utilizzati soprattutto nella TOT, lo avete sentito, nella costruzione di fortificazioni, di trincee, nella riparazione di strade, nello sgombero delle macerie, e o anche per scortare tutto il materiale, il bestiame che viene razziato dai tedeschi per portarlo verso la Germania, per cui abbiamo degli interi paesi vicino a Borgo San Lorenzo, per esempio in provincia di Firenze, vengono trasferiti intere comunità a San Giovanni in Persiceto per farle lavorare per i nazisti. La TOD, vi ho messo alcune cose, un bracciale, la tessera di riconoscimento, due manifesti propagandistici. Non ho cambiato, scusate, ho cambiato solo da me. Grazie Cinzia, no? Grazie. Alcuni manifesti propagandistici per il reclutamento. L'organizzazione TOD assume per lavori in Italia e questo poteva essere più appetibile, insomma, rispetto ad andare in Germania. Per quanto riguarda invece l'impiego in Germania, gli italiani arrivano nel momento peggiore. Gli italiani arrivano da essere fra il 38 e il 43 i lavoratori meglio trattati, perché l'Italia era il principale alleato della Germania nazista, diventano i lavoratori tra i peggio trattati e oltretutto arrivano in un momento più duro. Cioè, è vero che questi lavoratori, io quando parlo di loro parlo di deportati, però ovviamente dobbiamo fare una scala, no? Non è una deportazione equivalente a la deportazione di un ebreo che arriva ad Auschwitz e sulla rampa di selezione viene mandato ai forni, e alla camera gas e poi ai forni crematori. Non è equivalente alla deportazione politica di un deportato a Mauthausen o ad Dachau, ma è una forma di deportazione. Comunque ci torno in conclusione. Però ho scritto condizioni, l'alloggiamento di questi lavoratori nei campi per lavoratori, negli Arbeiterlager, è una condizione molto precaria. I turni di lavoro sono durissimi, 10-12 ore agli altoforni, soprattutto appunto produzione bellica, produzione chimica, miniere, e quindi le condizioni di lavoro sono durissime, l'alimentazione è scarsa, l'assistenza sanitaria è scarsa. Formalmente questi hanno un contratto, formalmente ricevono una paga e hanno anche delle libere uscite. Ci sono alcuni di loro che raccontano, magari chi lavoravano erano impiegati, quindi avevano una condizione un po' migliore, raccontano di essere usciti per andare a messa, per esempio. Però chi lavorava invece nella produzione dei carri armati Tigre, ad esempio, non aveva tutte queste situazioni liberalità. Il momento è il più pesante, perché nel 44 c'è la mobilitazione totale anche per i cittadini tedeschi.
Per cui meno da mangiare per tutti, meno coperte per tutti, meno abiti pesanti per tutti e lavoro che allunga i suoi tempi per tutti, anche per i cittadini tedeschi, anche per le donne tedesche che sono veramente allo stremo, i tedeschi quindi utilizzano anche le donne nonostante le dovrebbero proteggere per la purezza della razza. E quindi le condizioni, se anche queste condizioni di lavoro erano in qualche modo tutelate da queste forme contrattuali, che erano veramente terribili, è molto peggio il nostro precariato che già è terribile, ma insomma molto peggio, nel 1944 queste situazioni si aggravano ulteriormente. Questo vale anche per gli internati militari italiani. È vero che nell'estate del 1944 vengono liberati dai campi di internamento, trasformati in lavoratori civili e quindi formalmente possono muoversi, andare in giro, avere contatti con la popolazione. In pratica vengono liberati in una situazione in cui non c'è quasi più niente, nemmeno per i tedeschi, e quindi ovviamente gli stranieri arrivano dopo. Vengono usati tantissimo per lo smaltimento delle macerie, esatto, delle città tedesche bombardate, esatto. Lavoro pericolosissimo, fatto senza macchine, senza mezzi, abbiamo le testimonianze. Senza possibilità di entrare nei rifugi, sì, nel momento del bombardamento. Il presidente dell'IMI riminese ha scritto questo libro di memorie e lui racconta queste attività, prima in azienda, in fabbrica e poi a smaltire macerie. Questa che vedete alle mie spalle è una ricevuta d'ingaggio, formalmente è il contratto, è la copia che veniva data al lavoratore, dove c'è scritto che più o meno viene mandato come manovale. A volte c'è scritta la destinazione, a volte no, qual è la struttura che lo invia, nel timbro qua al contrario sotto la C c'è punto di raccolta fossoli e c'è scritto che gli viene data una tuta e un paio di scarpe di gomma per andare al lavoro. E questi sono i documenti che i lavoratori avevano in Germania, un passaporto temporaneo, quello rosa, per stranieri e il libretto di lavoro per stranieri. E questi sono i cartellini, un paio di cartellini di riconoscimento di due lavoratori forzati di Imola che lavoravano nelle aziende belliche, una a Norimberga e l'altra qua, vedete IG Farben Industrie, la stessa che utilizzava i lavoratori ad Auschwitz. Questo però era nella zona di Bitterfeld, perché ovviamente le aziende avevano diverse sedi. Allora, concludo. Allora, vi dicevo prima, secondo me è una forma di deportazione, cioè non c'è dubbio che queste persone vengono prese in condizioni come sono, alle 6 di mattina arrivano le truppe nel paese, fanno il rastrellamento casa per casa, prendono i maschi, giovani, vecchi, malati, non malati, li avviano a piedi, li minacciano di fucilazione, li picchiano durante il percorso, li caricano su questi camion, li includono in questi posti, dopodiché si arriva per alcuni a fossoli, per altri no, perché poi le condizioni dopo il novembre del 1944 cambiano ulteriormente anche per quanto riguarda fossoli, però il principale snodo italiano e della nostra regione è quello. E poi vengono deportati in quelle condizioni e trattenuti contro la loro volontà. Quindi è a tutti gli effetti una forma di deportazione che si accompagna alla devastazione del territorio. Perché per esempio nelle operazioni Wallenstein gli ordini dati alle truppe dicono rastrellate la popolazione come manodopera, portate via le bestie, incendiate i raccolti, portate via le derrate alimentari che riuscite a prendere. Quindi non soltanto queste famiglie che rimangono si trovano senza gli uomini validi, che vuol dire anche avere qualcuno che lavora nei campi, ma si trovano senza le bestie, senza la casa, quando poi c'è anche il legame con la repressione della resistenza e il legame con la violenza delle stragi, come nel caso di Sant'Anna, nel caso di Montessori, nel caso di Casalecchio di Reno. Abbiamo rastrellamenti che partono come rastrellamenti di manodopera e poi quando incappano nei partigiani o sospetti tali possono trasformarsi in fucilazioni, o nel caso di Montessori abbiamo un massacro completo di donne, uomini, anziani, bambini,
però in alcune zone, se abbiamo un nucleo cospicuo di uomini che possono essere utilizzati come lavoratori, la raccolta anche di manodopera. Allora, in questo caso, quando si collegano alla repressione della resistenza e alla violenza contro i civili, anche queste forme di rastrellamento mi pare che facciano parte a pieno titolo della guerra totale nazista nei confronti dei civili italiani. Grazie.